Dopo lo shock di marzo e aprile, mesi che hanno visto crollare l'attività economica lombarda del 35% e del 45% su base annua e la leggera risalita di maggio del 30%, a giugno l'economia sembra mostrare timidi segnali di ripresa. È quanto emerge dall'aggiornamento del booklet Economia di Assolombarda pubblicato su Genio Impresa. La fiducia delle famiglie cresce a giugno di 6 punti percentuali in Italia e di 5 nel nord-ovest, riportandosi sui livelli di marzo. Aumenta anche, seppur più lentamente, la fiducia delle imprese. Benché il crollo record registrato a marzo non sia ancora recuperato, a giugno si registra una crescita in tutti i settori, come si evince dagli indicatori soft. Positivi ma ancora lontani dai numeri pre-Covid anche i dati legati alla mobilità. Il traffico dei veicoli pesanti sulle tangenziali milanesi, indicativo dell'intensità degli scambi economici del territorio, raggiunge il meno 8% a giugno, recuperando 20 punti percentuali rispetto all'inizio della fase 2 e 5 rispetto a fine maggio. Inoltre, il Comune di Milano fotografa un gap degli interessi di autoveicoli in area B, soprattutto pendolari, del meno 11% tra il 15 e il 19 giugno rispetto a inizio anno. Anche gli spostamenti per motivi di lavoro, pur in aumento di 14 punti rispetto a metà maggio, meno 46%, restano in un quadro di consistente flessione. Il bilancio alla fine del sesto mese dell'anno è di meno 32% in Lombardia rispetto a inizio 2020. Numeri leggermente inferiori rispetto a quelli degli spostamenti sul territorio nazionale, dove si sono registrati meno 28% a fine giugno e un meno 42% a metà maggio. Se i numeri legati a fiducia e mobilità lasciano intravedere uno spiraglio, a preoccupare sono i dati sulle esportazioni. In Lombardia le vendite all'estero sono diminuite del 13% a marzo, segnando perdite pari ad un valore di 1,5 miliardi di euro. La maggior parte delle province registra un crollo a due cifre e, considerata l'importanza che ricoprono nell'economia regionale, incidono particolarmente le contrazioni di Milano, meno 6,5% a marzo, pari a meno 246 milioni di euro.